Negli anni 30 fui costretto ad arruolarmi. L'addestramento era infernale, ma c'era una cosa che mi spingeva ad andare avanti. La mia Henrietta. Lei era tutto per me. Mi faceva sentire importante, indispensabile. Volevamo persino sposarci quando avessi finito il servizio militare. Quel giorno non arrivò mai. Non tornai mai a casa e non ebbi più notizie di Henrietta. Sai cosa devi fare? Cerca solo di tornare. Ci sono un sacco di cose di cui dobbiamo parlare. Sì, sì, mi piacerebbe. E stai attento, ok? Là sotto sarai intrappolato con mezzo esercito tedesco. È qui che ti sbagli, Ginny. Non sarò io intrappolato con loro. Saranno loro intrappolati con me. Il mio miglior amico era un nazista. Avevo una figlia. Il generale Schwarz stava per distruggere un pezzo d'America e dovevo fermarlo. Avrei ucciso ogni nazista che avesse cercato di impedirmelo. Ero tornato in America solo da qualche giorno. Il mio migliore amico era un nazista e avevo una figlia segreta. Non sapevo cosa provare. Sei dentro? Cristo santo, esci dalla mia testa! È una radio portatile. Ma quanto sei vecchio? Quest'affare? Pensavo servisse a non farmi entrare l'acqua nelle orecchie. Le hai messe sott'acqua? Vabbè. Ho trovato una piantina della base. Se continui sempre dritto, incontrerai il grosso delle forze nemiche. Mi sembra perfetto. Ho proprio voglia di fare a pezzi qualche... È un'idiozia. Vicino a te ci sono degli accessi di manutenzione. Li puoi evitare. Entra lì dentro. Era surreale ricevere ordini da mia figlia. Ma aveva ragione. Avevo una missione da compiere. Non ero qui a uccidere nazisti per sport. Es ist ja nicht so, dass ich die Armee hasse, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Die Welt sehen, Terroristen töten, den Traum leben. Stell dich in die Ecke eines U-Boots und starr 12 Stunden die Wand an, während deine Freunde einen Heidenspaß haben. Ja, stimmt. Du weißt ja, wer das sauber macht, oder? Ich habe keine Putzfrauen an Bord gesehen. Ach, an solchen Tagen wünsche ich mir, dass ein Terrorist versuchen würde einzubrechen. Aber das ist ein U-Boot. Wie soll ein Terrorist reinkommen? Echt jetzt? Ich könnte ein bisschen Aktivität gebrauchen. Wenigstens können wir mit dem übrigen Champagner unsere eigene Feier veranstalten. Oh, lieber nicht. Wenn der General rausfindet, dass auch nur eine Flasche fehlt, selbst wenn die in den Müll sollte, zerreißt er uns in der Luft. Toll. Jetzt wünsche ich mir auch, dass ein Terrorist hier wäre. Also, ab. Ah.
cosa avevamo detto riguardo al combattere? Ehi, non avevo scelta. Non volevo combattere, giuro. Sul serio? Nah, è stato grandioso. Da lì puoi raggiungere direttamente gli alloggi. Cerca di non fare troppo rumore, ok, capitano? Certo. E Ginny, puoi chiamarmi papà? Ci penserò su. Salve, capitano. Qui è Schwarz. Pensavo si fossero già occupati di te, ma suppongo che il gufo abbia dimostrato la sua inettitudine. La tua tomba sarà questa stanza. Niente può fermare il lancio del Sonnengewehr. Avevo rinunciato a una vita normale. Pensavo di morire combattendo. Forse volevo proprio quello, suicidarmi contro i nazisti. Ma ora che c'era Ginny, avevo di nuovo qualcosa per cui combattere, per cui vivere. Schwarz era vicino. Il mio viaggio stava per concludersi. Stavo per fermare il Sonnengewehr. Sonnengewehr. Cannone del sole. Heute findet das wahrscheinlich wichtigste Ereignis in der Geschichte des Deutschen Reiches statt. Sie wurden persönlich ausgewählt, um Zeugen des Starts der größten jemals von Menschen gebauten Waffe zu werden. Heute starten wir das Sonnengewehr. Nach Jahrzehnten der Forschung werden wir mit dem von unseren Wissenschaftlern entwickelten Sonnengewehr von jedem Ort der Erde aus Terroristen eliminieren können. Wir sind außerdem hier, um den Tod des berüchtigten Terroristen Butzemann zu feiern. Nach dem Start werden wir Ihnen seinen Leichnam präsentieren. Danach übergeben wir ihn dem Ozean, wo sich der Bodensatz der Meere
an ihm verköstigen wird. Godetevi il banchetto, gentiluomini, che sarà l'ultimo. Ist das der alte Käse? Sie sollten doch tot sein! Alle Mann, erledigen Sie ihn! La festa è finita, Schwarz. Perché non rendi le cose più semplici a entrambi e non vieni a farti decapitare? Sei uno scarafaggio, Wilkins! Sei un rudere del passato! Non rovinerai questo grande giorno! È ora di uccidere. È finita, Schwarz. Allontanati dai comandi. Finita, Herr Wilkins. Non sai chi sono. Nessuno può fermare la mia grande missione. Sparami e tiro questa leva, azionando il cannone del sole. Getta le armi se non vuoi che la tua adorata figlia sia il primo bersaglio. Merda. Hai vinto, Schwarz! Vecchio idiota! Niente può fermare il Sonnengewehr! Merda! No! Cosa? Che succede? Papà, rispondi. Ci è voluto un po', ma sono riuscita a disattivare tutte le antenne satellitari. Non credo che riescano a comunicare con lo spazio. Vuoi dire che non può azionare il cannone del sole? E che posso farlo a pezzi? Sì, spediscilo all'inferno. Sarà fatto. Cazzo, spara! Dannazione! Papà, ce l'hai fatta. Bentornato. Sì, sì, missione compiuta. Anche tu te la sei cavata bene. Siamo andati alla grande. Sai, papà, siamo proprio una bella squadra. Pensi di avere le forze per un'ultima battaglia? Sì, siamo una bella squadra. E non sono pronto ad appendere al chiodo gli stivali. Il cannone del sole è ancora lassù. Il nostro lavoro non è finito.